10 è arrivato a prendere 1,6, sia il secondo salto della combinazione, che è stato considerato and, e quindi da 8,90 previsto della combinazione ha portato a casa solo 7,70. Ed è il momento di Paolo Bacchini. È dunque il primo azzurro in gara per l'Italia in questo mondiale. Paolo Bacchini presenta Pinocchio, che vuole essere un po' un'evoluzione rispetto allo short che aveva sul mondo di Amélie della passata stagione. Non va al triplo axe, niente da fare. Triplo Lutz e triplo Tolup, anche qui un arrivo non precisissimo. Va bene, triplo loop. Eh Peccato. sì, perché il pubblico poi è piaciuto tanto, Sì, hai visto come c'è stata il una buona pubblico, l'hai risposta. visto, lo seguiva, applaudiva, incalzante. Davvero mi dispiace per Paolo, perché quell'errore per Paolo Bacchini, quell'errore fatto sul triplo Axel, poi anche quella all'arrivo non preciso sul triplo Tolu, un peccato perché in allenamento l'avevamo visto anche bene provare questo short. Poi mi dispiace, è uno short che poi proprio nelle sue corde, lui è molto teatrale, molto divertente sul ghiaccio. Sì, ma assolutamente per Paolo quel triplo Axel è sempre un po' il punto ostico. Oggi in particolare non è riuscito a mandarlo su come avrebbe dovuto, l'inclinazione non era corretta ed è arrivato proprio male. Anche lì bisognerà vedere se glielo daranno pulito indietro o se sarà anche sottoruotato. Rivediamolo qui, vediamo un po' l'arrivo, il piede d'atterraggio, ma insomma è vicino alla rotazione. Sarà da vedere. Il Lutz è andato bene, ha fatto fatica poi a uscire dal Tolup, eccolo qua, vedi che grattata come Sì. molto sulla punta, ha sollevato molto ghiaccio e anche qui era storto, ma con un numero che è tipico di Paolo, perché è molto bravo lui a recuperare delle Recupera. situazioni difficilissime, è riuscito comunque a uscire. Le trottole molto molto bene, veloci, originali le posizioni, così come la sequenza di passi con tantissimi movimenti del corpo, espressività musicale, molto Sì, ma è musicale stato perché era bravissimo. Poi guarda, si proprio vede. sulla musica. Lui mi raccontava che ha lavorato con un ballerino della Scala di Milano anche per migliorare proprio questa parte, diciamo,
diciamo più di presentazione del programma, secondo me il risultato poi si vede, nel senso in pista lui è diventato molto teatrale, io sì, lo, trovo, esatto, lo apprezzo tantissimo e al pubblico è piaciuto, l'abbiamo infatti, visto. Infatti è piaciuto molto, proprio durante la sequenza di passi abbiamo sentito anche proprio l'incitamento del pubblico, battere le mani, tenere il tempo. Speriamo che questo sia apprezzato dal punto di vista dei components, dovrebbe essere proprio una qualità valutata positivamente. Beh, lo speriamo proprio, guarda. Da parte dei giudici e andiamo a vedere poi quanto quell'errore potrà influire sul punteggio totale. Sul Christian Kray lo vediamo insieme al suo allenatore Peter Grutter e insieme alla team leader Manuela Gaia. Allora aspettiamo con ansia davvero questo punteggio per Paolo Bacchini. Technical Elements 30-77, Presentation Score 29-19, un punto di detrazione 58-96 per quello che riguarda il totale. In questo momento va in sesta posizione, buoni components, tiro, forse mi aspettavo anche qualcosa di più.